Ciao a tutti gli amici di FCL Labo Italy, io sono il Mancio e oggi vi farò vedere come settare al meglio tutte le vostre esche Labo prima di ogni battuta di pesca. Innanzitutto dobbiamo distinguere quelle che sono le stick sinking da quelle floating, perché il loro settaggio è molto differente è il sistema di pesi posizionato all'interno della stick stessa. Un breve excursus: un artificiale sinking, se lanciato in acqua, prendiamo ad esempio questo 180S, se lanciato in acqua privo di ogni split e di ogni amo, manterrà il suo baricentro orizzontale, il suo settaggio orizzontale nei confronti della superficie dell'acqua, quindi andremo ad utilizzare due ami singoli che non andranno ad alterare in alcun modo il settaggio dell'esca stessa. Diverso invece è il discorso per quanto riguarda le esche floating. Se lanciassimo in acqua una stick floating, questo è sinking, però facciamo un esempio, se lanciassimo in acqua una stick floating in posizione di riposo starebbe con un'angolazione maggiore di 45 gradi rispetto alla superficie dell'acqua. In questo caso andremo ad utilizzare un'ancorina in pancia e un amo singolo dietro per abbassare in questo modo il baricentro verso la testa dell'artificiale. Questo perché un'ancorina pesa quasi il doppio di un amo singolo, quindi andiamo ad alterare in qualche modo il settaggio dell'artificiale stesso. Cosa serve per settare i nostri artificiali? Serve una pinza con questo becco pronunciato, ce ne sono tanti in commercio. Servono dei ring da 150 libbre e da 100 libbre. Noi abbiamo scelto i ring Vivas perché sono molto affidabili e non hanno memoria. Servono ami singoli, servono ancorine. Quindi adesso andremo a vedere artificiale per artificiale il settaggio perfetto. Partiamo da quelli che sono l'oggetto del desiderio di tantissimi pescatori negli ultimi due mesi, soprattutto quei pescatori che si vogliono preparare per lo spinning agli aletterati, e parliamo del CSP 110 Slim S, 11 cm, 40 grammi di peso, prettamente sinking. Per settarlo abbiamo deciso di utilizzare degli split da 100 libre Vivas, come avevamo detto prima, e ami singoli Diablo della BKK del 3.0. Questo perché, secondo la mia esperienza negli ultimi 6-7 anni, sono gli ami qualitativamente più alti, che si opacizzano di meno e che fanno molto meno reazione alla ruggine rispetto a tantissimi altri. Continuiamo con i CSP 145 Slim S versione sinking, 14,5 cm, 74 grammi di peso. Essendo una versione sinking, utilizzeremo due ami singoli Diablo, la BKK del 5.0, degli split da 150 libre. La versione floating purtroppo non ce l'ho disponibile, ma va armato con un amo singolo in coda, come ho detto prima, mentre invece in pancia dovremmo utilizzare un'ancorina del 2.0 per controbilanciare il settaggio floating che abbiamo parlato prima. Continuiamo con i veri mattatori invernali, i CSP 180S, 18 cm per 100 grammi di peso nella versione sinking, che vanno armati, quindi sono belli mozzicati, belli mangiati nelle ultime mangianze di questo inverno, come potete vedere. Vanno armati con degli ami singoli Diablo del 7.0, quindi sia in pancia che in coda, con degli split da 150 libre sempre pari. La versione floating, qui ce l'abbiamo, è 80 grammi di peso e, come ben detto prima, amo singolo 7.0 in coda, ancorina Raptor Z BKK sempre del 3.0. E
finalmente siamo giunti ai miei preferiti, agli amori del mancio, ovvero i bei petardoni da 22 cm. Gli FCL Labo CSP 220, signore e signori, 22 cm di lunghezza, 110 g di peso, prettamente floating. Artificiali che vanno utilizzati a fine estate, quindi a fine frega, inizio autunno. Essendo floating, come dicevamo prima, vanno armati con ancorina in pancia, e qui utilizzeremo una Raptor Z del 5.0, e in coda utilizzeremo degli ami IKK Diablo del 9.0. Se partecipate come me a delle gare dove sono vietate le ancorine, una valida alternativa è quella di utilizzare del piombo armonico sull'amo. Gli date 5-6 giri in maniera tale che riusciate a fare quegli 8-9 grammi di peso, in maniera da controbilanciare il peso del baricentro che c'avevamo prima. Non fateci caso a quest'amo, che è uno di quelli che ho trovato alla fine, per potervi fare un esempio, sarebbe immediatamente da cambiare. Bene, con questo è tutto. Quindi ragazzi, se avete domande scrivete pure sotto al filmato, oppure mandatemi un messaggio privato alla pagina di FCL Labo Italy. Ragazzi, grazie mille dal mancio, se avete bisogno sono qua. Ciao!